Il listino Paganini comprende anche il marchio americano Leupold, un brand prestigioso nel campo delle ottiche. L'ultima arrivata è il punto rosso Freedom. Sì, congegno di puntamento serie Freedom, ingrandimenti zero, tubo da 34 e un prezzo decisamente potabile, siamo intorno ai 400 al pubblico. C'è anche un modello che ha una torretta balistica dedicata al 223 che costa un tantinello di più, siamo sui 680. Come abbiamo già detto, il tubo è da 34 e il modello si affianca a quelli un attimino più prestigiosi e anche più costosi che derivano dal settore militare, tipo l'LCO, l'Evo. Un bel prodotto per la caccia in battuta. Okay. Seconda novità è invece il cannocchiale. VX5. Che oramai è diventato un prodotto consolidato perché è veramente eccellente, è il VX5. Che è una serie di ingrandimenti con escursione abbastanza ampia, in questo caso andiamo da 3 a 15, con la doretta zero point che permette di riazzerare il punto d'impatto, tubo da 34 e le lenti sono in HD, quindi hanno una definizione eccezionale. Prezzo al pubblico? Ovviamente parallasse. Prezzo al pubblico è abbastanza basso considerando che l'ottica è illuminata, siamo intorno ai 1600-1700 al pubblico. Quindi è abbastanza molto competitivo, insomma. Sì, direi che sia molto competitivo. Arriveranno anche ingrandimenti maggiori, 420, ci sarà anche un 742. Okay. Questo è disponibile al momento? Che ingrandimenti 3, 15. Ha? 15. Da 3 a 15. Perfetto, grazie.